Cosa ridi? Perché mi stai prendendo in giro? Tu, personcina strana. Ok, ci alziamo da questo letto per cortesia. Su! Cosa ridi ancora? Cosa ridi? Manino, fatti forza. Ce la puoi fare! Dai che dobbiamo andare al mare. Buongiorno ragazzi, allora eccoci qua con questo nuovo vlog. Mi raccomando, raggiungiamo 30.000 mi piace per il prossimo. Buona visione. Voilà, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video vlog che sarà in compagnia di questa tizia che adesso, ah ecco, è riapparsa. Stiamo per andare al mare, però prima dobbiamo mangiare qualcosina e naturalmente chi è lo chef che cucinerà? Io. Ho sempre cucinato io sti giorni, oggi cucini te, ti improvvisi chef, come funziona? Qua. Sì, bravo, vai in bagno. Ciao! Abbiamo davvero pochissimo tempo per fare tutte queste cose insieme. Stasera, tra l'altro, abbiamo anche un 18° di una nostra amica. Ciao, Nerino! Buongiorno! Ma hai combinato un casino come al tuo solito? Ciao, bello! Ciao, Nero! Siamo andati a dormire un botto tardi, tipo questa mattina. Infatti, ragazzi, vi giuro, sto a pezzi. Ho aperto gli occhi a fatica. Cioè, quando è suonata la sveglia, considerate, sono quasi le 3 del pomeriggio. Dobbiamo ancora pranzare, appunto, e poi ci dobbiamo sbrigare perché volevamo farci qualche oretta al mare, visto che, come potete ben vedere, quest'estate io non ci sono andato e anche l'altra tipa che sta di là. Vogliamo recuperare qualche giorno di mare proprio così, all'ultimo, gli ultimi giorni. Tra l'altro, volevo anche affidargli questo costume, che cioè si vede un costume da maschio. Perché lei si è dimenticata il costume. Brava! Dai, Anthony. Si nasconde. Ah! Ti amo. Tutto bene, Alessia? Dai, faccio... Smettila! Siamo tutti esauriti dentro questa casa, yeah! Inoltre mamma non ci sta, mamma è partita, sta a Gallipoli. Quindi sono i giorni di caos e di confusione. E naturalmente chi è che sta facendo l'uomo di casa? Perché scappi? Perché corri? Oh! Ma manca giocare a chiapparella. Oh, te lo dico subito, c'ho due depressioni, che te corri? Io voglio... Ok, va bene. Ai fornelli. Prima cosa, accendere la lucetta. Dove? No, così. Che bravo ragazzo che sono, eh. Abbiamo diviso i compiti così. Io cucino e lei lava i piatti. Mi sembra giusto, no? 50 e 50. Accendiamo il gas. Che se mangiamo? Roba surgelata, ovviamente, da fare al volo perché non abbiamo tempo da perdere. Oddio, che fresco. È bellissimo. Posso rimanere qui per sempre? Grazie. Ok, allora, c'è la pasta. È buona, eh? Cioè, sono estremamente combattuto. Che faccio? Le pennette al salmone e gamberetti? O i ravioli? Scrivetelo adesso qua sotto nei commenti. Ciao ravioli, ci vediamo un altro giorno. Padella. 2 cucchiai d'olio. Ok. Dicono che sono 2 porzioni, in realtà è una porzione e mezza. Cioè, ma quando ci sono persone che mangiano un bordello tipo me, che fanno? È ingiusta sta cosa. Dai, c'ho fame. Possibile che non si apre? Ma ti pare che non riesco ad aprirlo? Wow. No, ne è pescato uno. Oh. Lasciamo cucinare per tipo 6-7 minuti circa con un coperchio. Mamma, guarda quanto sono bravo. Direi proprio che va bene, no? Ho pensato di cucinare anche questi. Se mangiamo tutto. Che ansia adesso in lontananza. Ci saranno degli aggiornamenti per quanto riguarda i nuovi eventi. Infatti, adesso che è settembre, si ricomincia alla grande con tutte le date. Scrivete qua sotto magari la città che vi interessa. Questi saranno pronti dietro? Vieni a vedere. Sì, sembra molto buono. Oh, ho apparecchiato io! Bisogna impiattare! Impiatta, impiatta. Hai visto? Basta chiedere. It's magic. Ok, adesso si ragiona un pochettino. Anche se il sole non è uno dei migliori, però scialla. Non c'è neanche tanta gente, quindi siamo stati fortunati. Si vede che io sono un tipo da protezione 50, no? Oggi mi ustiono. Sei contenta? Sono contenta. Ah, che bello! Non vedeva l'ora! Questo momento lo stavo aspettando tipo da troppo tempo. Che carino, adesso mi spalma la crema. Grazie, tesoro. Dammi un bacino. No. Dai, dammi un bacino. Dai, perché no? Non arrabbiare. Non me lo dà perché la faccio arrabbiare. Oh, ottima massaggiatrice, eh. Oh, mettimi in abbondante, non voglio diventare un gamberetto. Amore, come fanno i gamberetti?
Ma guarda un po' sto selfie com'è venuto. No, non mi piace. Ecco, io adesso andrei tipo lì sopra. Come procede la cremazione? Finito. Io ho detto così, sembra brutto. Come è finito? Comunque metto davvero ansia, cioè... Guardate quanto so bianco, raga, metto troppa ansia. Certo, pure noi, grandi, 31 agosto, andiamo al mare per tipo la seconda o terza volta. Quella che sta a fa? Ma che stai a fa? Vuole farsi il bagno dopo che abbiamo mangiato neanche un'ora fa? Tra l'altro, quel costume se l'ha comprato praticamente 5 minuti fa. Uè, grande! T'a posto? Oh, stai proprio in controluce, sembri un figo. Come procede? Procede tutto bene. Ok, come sono le giornate ultimamente? Le giornate ultimamente sono splendide. Speriamo che domani non ci sia pioggia come prevedono e speriamo. Ah, proprio modalità meteorologo, eh? Modalità meteorologo. E dai, eh. E invece ad affluenza oggi vedo affluenza che affluenza oggi non c'è tanta gente. Però se però sta bene. Se sta bene. Così non ci stanno ragazzini che urlano, che certo, scappano, certo, madri che certo, si arrabbiano. Certo, certo. Dai, io basta che ci sia tu comunque. Porti parecchia gioventù, parecchia perfetto, parecchia allegria, ecco. Poi un giorno facciamo un mega raduno qui allo stabilimento. Va benissimo. Bella. Con tutto ciò io mi sono messo la crema dietro, però non me la sono messa davanti. Geniale sta cosa. Delego a te la videocamera. Tu hai le mani zuppe, stai scherzando? Ma ricompri te poi questa? È tutta bagnata. Non è bagnata. Come abbronzarsi facilmente? È molto importante nella vita proteggersi. La protezione è la prima cosa. Mi sono fatto pure la barba, tra l'altro. Esagerato. Questo significa. Saluto per il canale. Va bene. Bello. Peccato che c'ha l'asciugamano. Anche questo aneddoto è davvero molto divertente e esilarante. Io ero convinto che in cabina ci fossero gli asciugamani, invece no. Abbiamo trovato soltanto quel misero telo che è lì. E stavamo cercando di dividerlo, però non ci siamo riusciti, come potete ben vedere. Vieni qua, dai, fatti un bagno. Che brutto. Hola. Scusa, scusa. Lei in tutto ciò sta lì da sola a prendere il sole. Abbiamo, attenzione attenzione signore e signori, la nuova Belen Rodriguez 2017 che posa per il tuo calendario. Questo che è settembre ottobre? Mi sa più settembre. Secondo me manco mi ha spalmato tanta crema dietro, perché sento che mi sta proprio bruciando una spalla. Cioè tra un po' questa spalla prenderà fuoco, si incendierà da sola. Vabbè, andiamo a fargli compagnia, poverino. Che fai, bimba? Giochi con la sabbia? Oh! Oh! Ah, è così, eh? Ah, è così? È così? Sei sicura di quello che stai facendo? Sei proprio sicura? Ma sicura, sicura? Ah, tu sei convinta di quello che stai facendo? Oh, basta! Basta! Vieni, vieni. Vieni qui. E che fai? Mi scappi? Mi scappi così? No, mi sei bagnata. Mi ha dato un calcio, un'onda. Mi sei bagnato tutta la macchinetta. No. Bella l'acqua, eh? Bellissima. È come quella della Sardegna. Identica. Vabbè, lei va ad esplorare nuovi mondi marini. Io invece non lo so. Penso che probabilmente farò finta di prendere il sole, ma in realtà non lo prendo perché... No. Però sono belle ste giornate così, eh? Assoluto relax. Diciamo che la mia ragazza è molto di compagnia, sì. Cioè, guardatela, guardatela quanto è di compagnia. Quanto può essere intelligente questa ragazza? Ti stai facendo il bagno con gli occhiali. Quanto sei ribelle, oh. Complimenti.
Mamma mia, quanto godo se tipo adesso arriva un'onda e ti butta in acqua con tutti gli occhiali.